Ragazzi, che Cabruscare, ben ritrovati nel mio canale. Siamo col secondo episodio di Beyond Two Souls. Ho visto che avete avuto un bel coinvolgimento nel primo, e quindi sono disposto almeno per ora di continuare questa fantastica serie. Come si pronuncia una fantastica serie? Si sono tutti, ma proprio la maggior parte, lamentati del rumore della PlayStation, ragazzi. È una cosa che io non so come risolvere perché, ovviamente, un disco gira. Io non avendolo sentito, perché avendo le cuffie, come questo rumore qua, adesso lo sento perché ci sto facendo caso, e non so come fare. Aspettate che provo a magari Senti, mettere ho le l'audio così, soluzioni. che Forse forse non dovrei sentite andarci. anche meglio. Un attimo, Jade, giusto no? sono Così giorni no? che Così insisti per no? andarci, non vorrai rinunciare ora. E non conosco nessuno. Proviamo quest'ostia. Potrebbero odiarmi. E Aspetta, non questo è questo vestito forse, è questo. orribile. Nishun Lasciamo stare. Fai un bel Così. Proviamo respiro. Non c'è ragione di così a vedere se agitarsi. sentite, boh, È una festa meglio. di compleanno. Sono sicuro che piacerai a Ma, tutti. vabbè. Comunque, Ti ragazzi. divertirai, ti farai nuovi amici. Magari se sapete voi la soluzione dal prossimo episodio, magari sarà anche Amici. meglio. Vedremo. Perché c'ho tutto qua vicino, attaccato, ragazzi. Quindi non riesco. Vabbè. Comunque, torniamo Ah, al gioco, non ragazzi. dimenticare il regalo. Che È un carino il libro di regalo. poesie di Edgar Allan Poe. Ha 50 anni, è molto raro, vedrai che le piacerà. Non temere, andrà tutto bene. Passo a prenderti alle 5, divertiti. Abini. Secondo me devo installare le texture tipo per evitare questi rumori fastidiosissimi, ragazzi, però adesso vedremo come risolvere la cosa. Guarda che carina che è. E poi siamo tornati nel passato, Ehi, Jody, entra! Ehi, Kirsten, vieni, io devo andare! Entra, non essere timida. Ciao, Jody, Non giusto? Vieni, discei. siamo di là. Alcune compagne e i ragazzi meno idioti che ho trovato. Un Comunque la regalo per sagra della me? pucchiacca è Fico, sto gioco. grazie. Io vado, amore. Occupati dei tuoi amici e non combinate guai. Certo, mamma, tranquilla. Ah, finalmente se n'è andata! Spacchiamoci a merda. Gente, lei è Jody. È all'unità 4 con mia madre. All'unità 4? Area paranormale. E che cosa fate? Piegate i cucchiai, parlate con i morti, roba No. del genere? No. Cominciamo. Prendo la Sfottono birra. questi stronzi, Ragazzi, voi le imposte, ragazze le candele e Jody, tu occupati della musica. Diamoci dentro! eh? Va bene. Come la sensazione che la consideri una sfigata lei qua. Vai, apprezziamo la musica. Mettiamo un po' di pop. No, disco, disco, disco. Ma che cos'è questa schifezza? Oh. Levati. Ma Sembrano senti, qualcosa di ma questo vedi secolo, sta qualcosa che sto spacca. sgorbio. Abitellati in faccia, Madonna del Signore. Oh, ma Dio, ma tutti addosso mi venite, eh. Allora, andiamo a fare qualche giro qua, Sul letto ragazzi. da una settimana. Cosa posso fare? Guardiamo un po' di foto qua. Mia madre ormai non entra più in camera mia, è completamente ignara. Kirsten, sei un vero genio. Grande Jody, va. birrame, ragazzi. No. No, grazie, io non bevo. Non sai cosa ti perdi, bella. Dopo 3 o 4 birre vedi il mondo sotto una luce nuova. Oh, immagino. La considerano in molti questa qua, poveraccio. Dai, prendiamoci una birra. Sti cazzi. Grande Jody. Sì, spacca di merda, zia. Grande. Ancora, ancora, ancora. Vai giù. Drinka tutto, bomber. Vai, ancora. Ma come la butti lì? Sì. Stocco proprio come le cose, ragazzi. Vuoi? Accettiamo. Dai. Lo spinello. Certo.
si spacca merda di sto gioco qua, ragazzi. Tossisce, quotata 1. Ecco, grande. Prima volta, eh? Sì, anche a me è capitato. Testo drogato qua. Ti piace? Ti piace? Pianino. Non vedi Jodie, oh. Mamma mia, che grafica che ha, ragazzi, incredibile. Adesso, tutto ok, solo... Jodie? Ti comporti in modo strano. Levati dal cazzo. Ehi, sei pallida. Sicura di stare bene? Non sembri molto in forma, Jodie. Messa così fai quasi paura. Permesso, mi scusi. Stai bene? Sì, sto bene. Voglio solo andarmene da qua. Vado a sboccare l'anima. Niente. Non so cosa pensi. Ti chiedi perché siamo qui. La sua anima. Me lo sto chiedendo anch'io. Lo so, mi avevi avvertito. Vado a macciarla adesso. Volevo solo farmi un'idea di come fosse uscire e avere degli amici. Non è come mi aspettavo. Sì. No, vabbè, torniamo dentro, dai. Anzi, no, vado su, a sbirciare cosa c'è sopra. Posso salire? Sì. Dai, vai su, Jodie. No, niente. Torniamo a spaccarci a merda. Via. Ehi, tu, bel ragazzo. Ciao. Cosa posso fare ancora? Balliamo, dai. Anzi, sediamoci. Ecco, tipo che ci prova, classico. Ciao. Ciao, io sono Matt. Jodie, giusto? Sì, piacere. Non mi pare di averti vista a scuola. Non fai lezioni alla base? Ecco, sono Vai. In un'altra sezione. Con la mia insegnante. Facciamo il socievole. È molto noioso. Non vedo mai persone della mia età. Ormai penso di averci fatto l'abitudine. È così lo vorrei con la mamma di Kirsten. Quello del video scorso. Esatto. Siamo nello stesso laboratorio. Pensava che fosse una buona idea passare un po' di tempo con gente della mia età. Sì, eccomi qua. E io abitavo a Londra prima di trasferirmi qui 2 anni fa. E tu? Dove abitavi prima? Io abito alla base. Vivo lì da sempre, ci sono nata lì. Ho messo la verità, ragazzi. Hai qualche hobby? Qualcosa che ti piace fare? Io faccio surf appena posso e suono in una band con qualche amico. E tu che fai di bello? Niente di speciale. Qua. Leggo molto. Sono noiosa, mi sa. Posso chiederti una cosa? Perché sei nell'unità 4? Verità. Specie di dono. Un legame con un'entità. Un'entità tipo un fantasma o roba del genere. Di la verità? So che potrà sembrarti davvero assurdo. È come una specie di presenza invisibile che mi segue. Ed è qui adesso. Cosa faccio, ragazzi? Evasiva, scherzo, sincera. Dai, facciamo cagare addosso. Sì. Sì, e ci sta ascoltando. Oh, un lento. Ti va di ballare? Certo. Certo. Ecco. Vai, balliamo, ragazzi. Che
attenzione ragazze, Jody. Aspetta, qua devo muovere il joystick. Ok, grande. Six axis forever, ragazzi. Sì, però il vestitino se lo può anche risparmiare. Cioè, è un vestito orrendo. Lo sai, immagino che te lo dicano spesso. Sei davvero carina. Grazie. Reciproco. Anche tu non sei affatto male. Una volta che esci, darla, Non sei come le altre ragazze. Tu hai qualcosa di speciale. Reciproco. Anche tu sei molto carino. Ma cambio un po' frase. Aia. Abbracciamo, ragazze. Facciamo di fare la prostitute. Vai. Chi sei? Grande Jody, accetto. Ah, ho visto la lingua, ragazzi, attenzione. Adesso l'anima si incazza. Ti va un po' di faccamento? Un tipo c'ha l'alza bandiera. Ragazzi, ragazzi, perché Jody non ci dà una dimostrazione dei suoi super mega poteri? Ma perché fai la puttana? Pagherei per vederla. Smettetela, sono solo cazzata. Se mi danno l'occasione di farlo, ragazzi, lo faccio e ammazzo tutti. Avanti, Jody, dacci una dimostrazione. Ma vedete sto scemo? Accettiamo. Quindi, Jody, cosa hai intenzione di fare? State fermi. E non fermi muovete. Tutti. Oh, aiuto, che paura! Me la faccio sotto! Zitto, Steven. Spam! Là, ho visto qualcosa. Non è stato. Spacchiamoci a merda, ragazzi. Ancora devo abituarmi un po' a usare bei poteri, ragazzi. Tu, brutta stronza bastarda. Sto gelando. Cosa succede? Spegnila. Come faccio a spegnere sto coso? Ok. Perfetto. Andiamo di qua. Dov'è che posso andare qua? Vai anima, facci vedere cosa sai fare. Dov'è che posso andare? Bam. Il tavolo. Guardate il tavolo. Tavolo? Cos'altro possiamo fare per rompere il cazzo? Ok, ne ho abbastanza. Sì, anch'io. È stato davvero spaventoso. Mamma mia, prendetemi per il culo, dai. Non volevo spaventare nessuno. Scusatemi. Voi avete insistito e... Ok, ragazzi, è ora di tagliare la torta e soprattutto di aprire i miei super regali. Io mi caserei un tot. La torta può aspettare, poteri. Prima aprirò i regali. Baci genti VTB. Oh, ma che tesoro TVTB. Che sei. Scommetto che sono. Che bimba minchia. Un tanga, mi serviva proprio. Così smetti di fregarli a tua madre. E finalmente puoi cercarti un tipo decente. Il mio futuro amante ti ringrazia per aver reso la sua vita più piccante. Sta zozzoso. Ma che roba è? È un libro? Che razza di odore ha? È molto rara. È una raccolta di Edgar Allan Poe. E chi è Poe? Ma che è? L'hai rubato dalla libreria dei tuoi nonni? No, è davvero introvabile. Già, come il tuo vestito. Madonna. Fammi capire, è uno scherzo? Non posso credere che tu sia venuta al mio compleanno per portarmi questo schifo. E si crede Mamma tanto mia. Sveglia, ma è solo una cavia da laboratorio. Una stupida cavia da laboratorio. Sì. Adesso qua si incazza, ragazzi. È da quando è arrivata che mi segue come un cagnolino. Si vede. Vedete sto stronzo! Oh. Ed è anche una troietta. Io non volevo invitarla, mi ha costretto mia madre. Sì, è tutto una per troia. Un libro. Troia e strega. Forse dovremmo
farle qualcosa. Ma sai tipo? Che fine fanno le streghe? Si bruciano. Prendiamola. Ma vedi te. Guarda te sti bastardi, oh. Vai, Gabba! Della cupa oscurità! Manifestaci ora il tuo immenso potere! Wow. Poveraccia! Mi ammazzerà tutti adesso! Vi prego, fatemi uscire! Da quando l'ho vi scongiuro! Fatemi uscire! Fatemi uscire, vi bastardi! Prego. Ho detto torto! Vi prego, voglio uscire! Per favore, voglio uscire! Sì, tiratemi fuori, iniziare. Vi scongiuro! Fatemi uscire, astia! È un casino, raga. Da che esce l'anima? Da che esce l'anima? Ma dai, no, cos'è? Fatemi uscire di qui, vi prego. Oddio. Ah, adesso sono cazzi vostri, raga. Mi avete fatto incazzare troppo. Dai, tira fuori quest'anima, cazzo. Tirala fuori. Distruggili tutti sti bastardi. Ah, dovevo cliccare il tasto grande. Bam! Dai. Sì, col vestito ho sempre. Hanno ragione però sul vestito, è un po' inguardabile, però. Vendicati! Sì! Vai! Mamma mia! Mamma mia, raga! Mamma mia! Spam! Cosa succede? Fatemeli furbi molto adesso, divertente, eh! Steven. Ehi, non sono stato io! Non questa volta, giù! Spam! Che cazzo succede? Io me ne vado! Non lasciatemi da sola! Ehi, aspettatemi! No, blocca le porte! Blocca le porte! Non vuole aprirsi! È impossibile! Tira più forte! Ti dico che è bloccata! Stiamo calmi, non c'è motivo di agitarsi. Aspetta, dov'è che devo andare, mo? Ammazziamoli tutti. Sti figli di... No! Non ho fatto in tempo. Le finestre! No, ho sbagliato! No, ci devo fare anche le cose in fretta, però. Sei uno scherzo. Spam! Cosa sono io? Puttanella? Spero che muori, bastardo. Sì, ma vabbè, ma cos'è sta roba? Ma prendi un coltello. No, non puoi uscire. Non puoi uscire, Ellie. Sì, Ellie. Entra. Mamma, aiutami. Mamma? Hai paura adesso, eh? Sai paura, eh? Ha paura. Aiuto! Spacca tutto, zio, spacca tutto! Fatemi uscire, voglio uscire da qui! Dai, qua, lì! Bam! Ancora! Aiutatemi! Aiuto! Coltelli! È da quella parte! Quanto godo! Dai, fuoco tutto! Grande! No? Girati. Che stai facendo? Vai. Stai esagerando. Devi fermarlo. Chi è stato? Dobbiamo uscire. Sì. Spacca tutto. No, là. Aspetta, il forno. Il forno. Uscire subito. Cos'altro posso fare? Dobbiamo andarcene da qui. Mi piace, mo, non scherzate più, eh? Non fate più i figli di puttana, vero? Madonna mia, ragazzi. Ti giuro, sto godendo come non so cosa. Lo sto godendo troppo. Troppo. Kirsten! Stai bene, piccola? Oh mio Dio, cos'è successo? È lei! È tutta colpa sua! Ha dato fuoco a tutto! È il diavolo! Cosa? È il diavolo! Viaggio.
Andiamo a casa. Ste bastarde. Godo. Ripeto, godo. Una vendetta più. Mamma mia, ragazzi, io comunque sia... I primi video sono molto brevi, adesso comunque sia... perché purtroppo le devo fare in pausa pranzo, quindi io non ho tantissimo tempo o 2 ore a disposizione tra quale montaggio, registrazione, rendere tutto, quindi cerco di farvelo avere stasera, 9 ottobre 2013, qui da Gabo di Square, da Beyond Two Souls. È tutto, raga, ovviamente vi invito a lasciare un mi piace, un commento se volete, i prossimi episodi domani, e vi saluto e vi ringrazio, bella!